sentito quello che stavo suonando? Non mi sembrava educato ascoltare, signore. Mi dispiace, Magdalene, io non suono con molta precisione. Con molta precisione può suonare chiunque, ma con gran sentimento. Per quel che riguarda il pianoforte, il sentimento è il mio forte. La scienza la lascio alla vita. Sì, signore. In effetti ho sentito strimpellare. Pardon. Suonare. Io non capisco perché continuo a parlare con te di cose che non puoi capire. Strimpellare. Ah. A proposito di scienza, hai preparato le tartine ai cetrioli per le ribacche? Sì, signore. Con tutta la scienza che possiedo. Brava, non occorre la tua ironia. Le ribacche è molto esigente quando si tratta di mangiare le tartine ai cetrioli. A proposito, ho controllato sul tuo libro dei conti e ho visto che giovedì sera, quando sono stato qui a cena all'offshore con Mr. Walking, sono state bevute 8 bottiglie di champagne. Come si spiega che in casa di uno scapolo la servitù pasteggi immancabilmente a champagne? Così, per pura curiosità, Forse perché chi è ammogliato ha dei costi maggiori per via della moglie. Così compra champagne di qualità inferiore. Ah. Mentre nella casa di uno scapolo i costi sono inferiori, lo champagne è più buono e la servitù ne approfitta prima che lo scapolo si sposi. Mio Dio, a questo punto può condurre il matrimonio. Tuttavia, signore, potrebbe risultare anche una situazione gradevole. La mia esperienza in tal senso è molto limitata. Sono stata solo fidanzata. Però una volta sono stata anche sul punto di sposarmi. Ah, non vorrei raccontarmi tutte le tue esperienze sentimentali. Non penso di essere interessato all'argomento. Ha ragione, signore, non è un argomento interessante. In realtà non ci penso neanche io. Forse risulterà molto più interessante la posta di stamattina. Ecco, ho ancora conti da pagare. A proposito di conti, signore, ci sarebbero ancora 6 mesi di mie paghe arretrate. Quanto sei materialista. No, signore, non sono materialista. Sono idealista, dato che le vedrò solo col pensiero. Sempre soldi, soldi! Magdalene! Vado, vado. Per fortuna ci sono queste belle tartine, c'è più. Delicious. Il signor Ernest Worthing. Oh, buongiorno, Algernon. 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 Oh, carissimo Ernest. Quale momento ti ha condotto qui in città? Ah, puro piacere. Vedo come al solito che stai mangiando, Algernon. Mi sembra opportuno fare uno spuntino intorno alle 5. A proposito, ma dove sei stato da giovedì scorso? Oh, in campagna. Ma mi spieghi cosa diavolo si fa in campagna? Beh, si viene in città per divertirsi, si va in campagna per divertire gli altri, una noia mortale. E chi divertiresti tu in particolare? Ma dei vicini. Ah, ci sono dei bei vicini dalle tue parti? Assolutamente orrendi, mai scambiato una parola con nessuno. Allora, deve essere un gran divertimento per loro. A proposito, quando vai in campagna è lo Shropshire, vero? Ma sì, certo, è lo Shropshire, certo. Che cosa sono tutte queste tazze, eh? E queste tartine ai cetrioli? Cosa significano queste sfrenate lussurie alla tua età? Chi aspetti per il tè? Soltanto zia Augusta e Gwendolyn. Oh, delicious. Ma ho l'impressione che zia Augusta non sarà contenta di trovarti qui. Oh, e perché non dovrebbe essere contenta? Mio caro amico, il tuo modo di flirtare con Gwendolyn è assolutamente scandaloso. Quasi come quello di Gwendolyn di flirtare con te. Ma io non flirto. Io sono veramente innamorato di Gwendolyn. E sono venuto in città proprio per chiederle di sposarmi. Mi hai detto che qui per divertirti, questi sono affari, non di matrimonio. Non vorrei smettere di bere del buon champagne. Che cosa c'entra lo champagne con il mio matrimonio? Ah, lasciamo perdere. Ma quanto sei poco romantico. Non vedo nulla di romantico in una proposta di matrimonio. Certo, essere innamorati è molto romantico, ma non c'è nulla di romantico in una proposta di matrimonio. E se lei dice di sì, tutte le donne dicono di sì, allora è finito il bello. Il bello di ogni storia d'amore è l'incertezza. Se mai mi accadrà di sposarmi, cercherò subito di dimenticarlo. Ma non ne ho il minimo dubbio. Il divorzio è stato inventato proprio per gli smemorati. Ma non dire sciocchezze, e non mangiare le tartine e cetrioli. Le ho fatte fare apposta per zio. Sì, ma tu continui a mangiarle. Che c'entra? Io sono suo nipote. Prendi il pane burro. Il pane burro è per Gwendolyn, lei è molto simile al pane burro. Mmm.
Ed è un ottimo pane burro, direi. Dici così perché è della tua madre, altrimenti avresti detto che era pessimo. E comunque, non occorre che te lo mangi tutto. Ti stai comportando come se fossi già sposato, invece non lo sei. Anzi, non credo lo sarai mai. E perché dici questo? Innanzitutto, nessuna ragazza sposa mai l'uomo con cui flirta. Non è elegante. Non dire sciocchezze. Non è una sciocchezza. E questo lo dimostra l'enorme quantità di scapoli che vi sono in giro. E comunque non ho nessuna intenzione di dare il mio consenso. Che cosa? Il tuo consenso? Gwendolyn è la mia cugina di primo grado. E prima che io ti permetta di sposarla, tu dovrai spiegarmi tutta la questione di Cecily. Cecily? Ma che diavolo vuol dire? Io non conosco nessuna Cecily. Magdalene! Sì? Portami quel porta sigaretta che Mr. Walker ha dimenticato in salotto l'ultima volta che è stato qui a pranzo. Vado. Vuoi dire che ti sei tenuto il mio porta sigarette per tutto questo tempo? E non potevi farmelo sapere? Ho scritto lettere colme di angoscia perfino a Scott Hyatt. Stavo quasi per offrire una lauta ricompensa. Puoi sempre offrirla a me. Se dal caso ti sei messo peggio del solito. Non ha alcun senso offrire una ricompensa ora che la cosa è stata ritrovata. Era quanto meschino da parte tua, direi. E comunque adesso che leggo quello che c'è scritto all'interno devo dire che questo portasigarette non è il tuo. Ma certo che è mio. Tu me l'hai visto in mano 100 volte. E comunque non hai nessun diritto di leggere quel che c'è scritto dentro. Non è da gentiluomini leggere il portasigarette altrui. Chi ti ha insegnato le regole su quello che si può o non si può leggere? Io voglio soltanto che tu mi ridia il mio portasigarette. Certo, ma questo portasigarette non è tuo. Questo portasigarette è stato regalato da qualcuno di nome Cecily e tu mi hai appena detto di non conoscere nessuna Cecily. E va bene. Se proprio ci tiene a saperlo, sì, nel caso che Cecily sia mia... Tua? Zia! Zia. Sì, una cara vecchietta che vive a Tunbridge Wells. E perché una vecchietta si firmerebbe la piccola Cecily? Dalla piccola Cecily con tutto il suo affetto. Beh, si può sapere che cosa c'è di strano. Esistono delle zie di piccola statura e delle zie di grande statura. Ogni zia, credo, abbia il diritto di scegliere se essere grande o piccola. La mia ha scelto di essere piccola. Ora mi vuole dare il mio portasigarette? Sì, ma perché ti chiama il suo caro zio, dalla piccola Cecily con tutto il suo affetto al caro zio Jack. Adesso io ammetto che non ho nulla da obiettare, però una zia di piccola statura. Ma perché una zia, per quelle che siano le sue dimensioni, debba chiamare zio suo nipote? Questo mi riesce difficile da capire. E poi il tuo nome non è Jack, è Ernest. Io non mi chiamo Ernest, mi chiamo Jack. No, mi hai sempre detto di chiamarti Ernest. Ti ho sempre presentato a tutti con il nome di Ernest. Tu rispondi alla persona dall'aspetto più onestamente e rispettabilmente Ernest che abbia mai incontrato. E va bene. Mi chiamo Jack in campagna ed Ernest in città. E quel portasigarette mi è stato regalato in campagna. Sì, ma non mi hai ancora detto perché una cara vecchietta che vive a Tunbridge Wells ti chiama caro zio. Su, amico mio, ti conviene sputar fuori tutto. Ti ricordo, tra l'altro, che tra poco arriverai a Augusta con Gwendolyn. Ho sempre sospettato che tu fossi un perfetto bumburista occulto. Che cosa? Un bumburista? E che diavolo sarebbe un bumburista? Beh, ti sarà spiegato il significato di questa incomprensibile parola non appena avrai avuto la bontà di spiegarmi perché ti fai chiamare Jack in campagna e Ernest in città. E va bene, ma comincia a corredarmi il mio portasigarette. Eccolo, e tira fuori tutta la spiegazione, fa che sia il meno convincente possibile. Amico mio, non c'è niente di meno convincente nella mia spiegazione, che anzi è assolutamente banale. Il vecchio Thomas Cardew, che mi ha adottato da piccolo, mi ha nominato nel suo testamento tutore di sua nipote, la signorina Cecily Cardew. Cecily, che si rivolge a me chiamandomi zio per una questione di rispetto che tu non sei assolutamente in grado di apprezzare, vive in una mia casa in campagna, affidata alle cure di Miss Prism. E dove si trova questa casa di campagna? Oh, questo non ti interessa perché tanto non sarai mai invitato. Posso comunque assicurarti che non è nello Shropshire. Non lo sospettavo. Ho fatto del bumburismo in giro per tutto lo Shropshire in due diverse occasioni. E comunque va avanti, non mi hai ancora detto perché ti vai chiamare Jack in campagna e Ernest in città. Francamente non so se sarai in grado di comprendere le mie vere ragioni. Non mi sembri abbastanza serio per questo. Beh, quando un uomo viene a trovarsi nel ruolo di tutore, deve adottare di fronte a coloro che gli sono sottoposti un ruolo di elevata serietà. E questo è il suo dovere. Tuttavia, questo può limitare la libertà dell'interessato, per cui, per potermi recare in città, ho fatto finta di avere un fratello minore di nome Ernest, che abita appunto in Alba Distretto e che si caccia sempre dei più tremendi pasticci. Questa è la pura e semplice verità. Contento? La verità è veramente pura e mai semplice, altrimenti la vita sarebbe noiosa. Che cosa intendi dire con questo? Tu ti sei inventato un utilissimo fratello che ti permette di venire in città ogni volta che ti fa comodo. Io, invece, mi sono inventato un inestimabile amico infermo di nome Bumburi.
Bunbury ha un valore inestimabile, se non fosse per le sue pessime condizioni di salute, per esempio. Io questa sera non potrei venire a cena a fratella Willis perché ho già un appuntamento fissato la settimana scorsa con zia Augusta. Oh, ma il problema non si pone, perché tanto io non ti ho invitato a cena. Lo so, tu sei molto distratto con i tuoi inviti a cena, è veramente folle da parte tua. Stasera è molto meglio che tu vada a cena da tua zia Augusta. No. Non ho nessuna intenzione di fare niente del genere. Sono stato a cena da lei lunedì scorso, una cena in famiglia più che sufficiente. E poi, quando sono a casa di mia zia, vengo trattato come uno della famiglia, schiaffato al tavolo tra uomini e donne che flirtano tra loro. Adesso invece che ho scoperto che anche tu sei un bomburista, preferisco uscire con te, così ti spiego le regole. Ma io non sono affatto un bomburista. Se Gwendolyn mi dice di sì, uccido mio fratello. Anzi, credo che lo farò in ogni caso. Se Cecily se ne mostra un po' troppo interessata, il che mi seccano un poco. E sai che ti dico? Ti consiglio di fare la stessa cosa con il tuo amico di Dallomeo. Assurdo. Nessuno mai mi indurrà a separarmi da Bunbury. E se a te accadrà di sposarti, cosa che ritengo alquanto difficile, ti sarà molto utile conoscere Bunbury. Chi si sposa senza conoscere Bunbury è destinato ad annoiarsi profondamente. Se sposerò quella deliziosa fanciulla che è Gwendolyn, che poi è l'unica donna che io sia disposto a sposare fra tutte quelle che ho visto in vita mia, non avrò nessun bisogno di trovarmi un Bunbury. E allora se lo troverà tua moglie? Sembra che tu non sappia che nella vita matrimoniale tu e il deserto, tre, è il numero perfetto. Questa è la tela del cornuto perfetto. Vandere! Sono arrivate Lady Bracknell e la signorina Fairfax. Zia Augusta! Buongiorno, caro Algernon. Posso sapere come ti comporti? Sto molto bene, grazie. Ah, sì, la cosa mi fa piacere. Ma io non t'ho chiesto come stai, bensì come ti comporti, le due cose. Raramente vanno d'accordo. Oh, Gwendolyn, accidenti, come sei elegante. Io sono sempre elegante. Non è vero, signor Worthing? E ti pareva? Lei è assolutamente perfetta, signorina Fairfax. Oh, spero proprio di no. Non potrei migliorare altrimenti. Ed io invece intendo migliorare in molte direzioni. Siamo arrivati un po' in ritardo, Algernon. Mi dispiace, ma non ho potuto fare a meno di andare a trovare Lady Avery. Non la vedevo dalla morte del suo povero marito. Adesso gradirei proprio una tazza di tè con un paio di quelle belle tartine con cetrioli che mi avevi promesso. Certo, zia Augusta. Gwendolyn, vieni a sederti qui. No, grazie, mamma. Sto benissimo dove sono. Gwendolyn! Sì? Non meno le tartine e cetrioli, eppure le avevo ordinate espressamente. Ma io... altrettanto espressamente le avevo detto che non c'erano cetrioli. Al mercato ci sono stata ben due volte. Dunque niente cetrioli? Niente cetrioli, neppure a pagare. Va bene così, Magdalena, grazie. Zia Augusta, sono veramente desolato da questa mancanza improvvisa di cetrioli, neanche a pagarli in contanti. Oh, non ha importanza, ho mangiato dei biscottini da Lady Avery. Gradisci un po' di te? Ah sì, grazie. E adesso volevo un po' di te. Prego. Grazie. Oh, a proposito, Algernon, una bella occasione per te questa sera. Oh, ti ho messo a tavola accanto a Mary per qua. Temo, zia Augusta, di non poter partecipare a questo video. Oh, spero proprio di no, Algernon. Mi rovineresti completamente i posti a tavola. Tuo zio dovrebbe andare a cenare di sopra. Per fortuna che ci ha abituato. Lo so, è vero fastidio, lo capisco. Purtroppo mi è appena giunto un telegramma dove mi si informa che il mio povero amico Bunbury si è di nuovo aggravato. Pare debba andare da lui. Oh, spero proprio di no, Algernon. No, ma questo tuo amico deve essere molto ammalato. Sì, è terribilmente pallido. Oh, io penso che sarebbe ora che questo signor Bunbury si decida una buona volta se intenda vivere o morire. Questo continuo tenere il piede in due scarpe è veramente assurdo. Oh, ti sarei grato, Algernon, se potessi chiedere a questo signore Bunbury se fosse così gentile da non incorrere in una ricaduta sabato prossimo, perché ho bisogno di te per il mio concerto.
Allora parlerò con Mumburi, zia Augusta, nella speranza di trovarlo in sé. E penso di poterti assicurare che per sabato prossimo sicuramente ti farà la cortesia di stare molto meglio. Oh, ti ringrazio, Algernon, e ringrazio anche il signor Mumburi per la sua gentilezza. Gwendolyn, prego, seguimi. Deliziosa giornata, vero, signorina Fairfax? La prego, signor Worthing, non mi parli del tempo. Ho sempre la sensazione che quando qualcuno mi parla del tempo, in realtà vuole parlarmi d'altro. In effetti, io intendo parlarle d'altro. Lo sapevo, non mi sbaglio mai. E volevo anzi approfittare della temporanea assenza di sua madre. Io, infatti, fossi in lei, ne approfitterei senz'altro. Mia madre ha un suo modo così improvviso di rientrare in una stanza che spesso ho dovuto farglielo notare. Signorina Fairfax, dal primo momento in cui l'ho incontrata io ho sentito subito una forte attrazione per lei. Sì, me ne rendo perfettamente conto e vorrei tanto che lei lo dimostrasse un po' di più, soprattutto in pubblico. Anche lei su di me ha sempre esercitato un fascino irresistibile e questo ancora prima che ci conoscessimo. Viviamo in un'epoca di grandi ideali, se ne parla ogni giorno su riviste e quotidiani. Ora, il mio ideale è sempre stato quello di amare una persona che si chiamasse Ernest. Ed è, c'è qualcosa in questo nome che ispira assoluta fiducia. E nel preciso istante in cui mio cugino Algernon mi ha detto di avere un amico di nome Ernest, io ho saputo che ero destinata ad amarlo. Tu davvero mi ami, Gwendolyn? Come non ho mai amato. Oh, tesoro, tu non sai quanto mi rendi felice. Ernest, mio amato Ernest. Beh, vorrei dire che non potresti amarmi se il mio nome non fosse un altro. Ma tu ti chiami Ernest, quindi non vedo il problema. Sì, ma supponiamo che il mio nome non fosse Ernest, vuoi dire che non potresti amarmi lo stesso? Ah, questa è vera e propria follia. Beh, francamente, non è che il nome Ernest mi entusiasmi di tanto, anzi, credo che non mi stia affatto bene. Ma che dici, ti sta benissimo? È un nome divino, ha una sua musicalità, produce vibrazioni! Beh, Gwendolyn, io credo che esistano tanti altri nomi più belli. Jack, per esempio, io credo che sia molto più affascinante ed intrigante. Jack! No, c'è pochissima musica nel nome Jack. Ammesso anzi che ce ne sia, non è per niente eccitante, non produce alcuna vibrazione. Ho conosciuto parecchi Jack ed erano tutti particolarmente piatti. Oltretutto Jack è notoriamente un diminutivo. È una donna sposata con un diminutivo, mi fa veramente pena. È una donna a cui molto probabilmente non sarà mai concesso il magico piacere di un solo istante di solitudine. L'unico nome veramente affidabile. Gwendolyn, devo farmi battezzare subito. Voglio dire, dobbiamo sposarci subito, non c'è tempo da perdere. Sposarci, signor Worthing? Ma si capisce? Lei sa che io l'amo e mi ha fatto intendere che io non le sono del tutto indifferente, o mi sbaglio? No, non si sbaglia. Io l'adoro, ma non mi ha neanche fatto la dichiarazione ufficiale. Non si è minimamente parlato di matrimonio. L'argomento non è stato neppure sfiorato. E non potrei dichiararmi adesso? Io le consiglierei di farlo. E per risparmiarle ogni possibile delusione, mi sembra giusto dirle anticipatamente e in tutta franchezza che le risponderò di sì. Gwendolyn. Sì, cosa da dirmi? E lo sa cosa da dirle? Sì, ma lei non me lo dice. Oh, sì, già. Gwendolyn, vuoi sposarmi? Certo, tesoro, ma ce ne hai messo di tempo. Temo tu abbia avuto molta poca esperienza in fatto di dichiarazioni. Tesoro, non ho mai amato nessuno lì fuori di te. Sì, tutti gli uomini si esercitano spesso a fare dichiarazioni. Mio fratello Gerard, per esempio, so che lo fa. Tutte le mie amiche me lo dicono. Ernest, che occhi meravigliosi. Sono veramente meravigliosi. Spero che tu mi guarderai sempre così. Sì, anche in futuro e soprattutto in presenza degli altri. Signor Worthing! Si alzi immediatamente da questa posizione semibocconi alquanto indecorosa. Sì. Ma devo pregarti di lasciarci soli, questa non è questo per te. Oltretutto il signor
Ding, non è ancora finito. Finito che cosa? Se non sono indiscreta. Mi sono fidanzata con il signor Worthing, mamma! Tu non sei fidanzata con nessuno. Il giorno in cui questo cadrà, io e tuo padre, salute sua permettendo, te ne metteremo immediatamente al corrente. Il fidanzamento dovrebbe giungere una fanciulla come una sorpresa, gradevole o sgradevole che sia, a seconda dei casi. Ma il fidanzamento è una cosa troppo importante perché possa occuparsene una fanciulla. Comunque, vorrei porle alcune domande, signor Worthing. Gwendolyn, aspettami fuori. Ma mamma, non io puoi... Io ho detto aspettami fuori. Voglio fare quattro chiacchiere da sola con il tuo fidanzato. Sì, faccia avanti, signor Worthing. Mi sento in dovere di dirle che nel mio taccuino il suo nome, tra l'elenco degli futuri generi, il suo nome non c'è. Tuttavia sono ben disposta a includere anche il suo, ove le sue risposte soddisfino le richieste di una madre sicuramente affezionata. Lei fuma? Beh sì, devo ammettere che fumo. Sono veramente lieta di sentirglielo dire. Un uomo deve sempre avere un'occupazione. Quanti anni ha? Circa 40. Una buona età per sposarsi. Sono sempre stata dell'opinione che un uomo che intenda sposarsi debba sapere o tutto o niente. Qual è il suo caso? Io non so niente, le dico. Sono veramente contenta di sentirglielo dire. E sono sempre... Qual è il suo reddito? Tra le 7 e le 8.000 sterline l'anno. E titoli azionari o proprietà terriere? Titoli azionari, si intende. Bene, bene, bene. Molto bene. Case? Ho una casa in campagna, sì, con un po' di terra, circa 1500 ettari, ma non è questo il mio reddito principale. Una casa di campagna? Oh no! Ma avrà case anche in città, spero? Oh sì, sì, ho una casa in Belgrave Square, affittata però. Naturalmente posso riaverla quando voglio. Ma che numero è Belgrave Square? 149. Oh, proprio dal lato fuori moda. Volevo ben dire che non ci fosse qualcosa. E comunque questo lo possiamo sempre cambiare. Intende dire la moda o l'ubicazione della casa? Ah, due direi. Se sarà il caso. Posso sapere le sue idee politiche? Ma temo proprio di non averne, sono un reazionario progressista. Quindi un reazionario? Un conservatore. Un conservatore. Bene, bene. Ed ora qualche altra piccola domanda di minor conto. I suoi genitori vivono ancora? Li ho persi tutti e due. Perdere un genitore può essere considerato una disgrazia, ma perderli tutti e due crea un'impressione di superficialità. Chi era suo padre? Una persona di un certo senso, evidentemente. Ecco, temo proprio di non poterle risponderle. Il fatto è un altro, Lady Bracknell. Ho detto di aver perso i miei genitori, è vero, ma forse sarebbe più esatto dire che loro hanno perso me. Io non so di chi sono figlio, io sono stato... Trovato? Sì, trovato. Dal defunto signor Thomas Carthew, un vecchio gentiluomo caritatevole che mi diede il nome di Worthing perché in quel momento si trovava ad avere in tasca un biglietto di prima classe per Worthing. Worthing è una cittadina del Sussex, una località balneare. E dove l'avrebbe trovata questo caritatevole signor Carthew che aveva in tasca un biglietto per Worthing? In una borsa. In una borsa? Sì, una borsa di cuoio marrone, abbastanza capiente, con maniglie, una comune borsa da viaggio. Ma quale luogo precisamente questo signor James o Thomas Carthew trovò questa borsa? Nel deposito bagagli della stazione Vittoria, dove divenne data per errore al posto della sua... Al deposito bagagli della stazione Vittoria? Sì, lì mi ha
per Brighton. Ma la linea non ha importanza, signor Warfield. Confesso che quanto mi sta dicendo mi lascia tanto perplessa. Essere nato, o comunque allevato, in una borsa, con o senza maniglie che sia, mi sembra una manifestazione di disprezzo verso i più elementari principi morali della vita familiare. E allora che cosa potrei fare per superare questo stagone della borsa? Pur di sposare Gwendolyn, io sarei disposto a fare qualsiasi cosa. Oh, io gli consiglierei caldamente, signor Borfi, di procurarsi al più presto possibile qualche legame di parentela. Non lasci nulla di infettato, in modo da presentarmi almeno un genitore. Non ha importanza se maschio o femmina, purché questo avvenga prima che la stagione sia completamente finita. Ma non vedo proprio come potrei fare. Però se vuole potrei esibire la borsa anche subito, e a casa mia, nel mio guardaroba, sperando che questo possa bastarle. Ma a me, signori? Ma che c'entro io? Lei si immagina veramente che io e Lord Bracknell potremmo mai sognarci di lasciare che è la nostra unica figlia, allevata e educata con ogni cura, possa sposare il figlio di una borsa da viaggio depositata al deposito bagagli e imparentarci così con una borsa? Buongiorno. Algernon, smettila di suonare quella dannata musica, non fare l'idiota. Cos'è? Ti ha dato male, amico mio? Quell'indi che Gwendolyn ti ha detto di no? Lo so, lei è sempre lì che dice di no a tutti. Forse è il lato brutto del suo carattere. Non dire sciocchezze. Non è forse, forse per Gwendolyn saremmo già sposati. Lei è limpida come l'acqua. È sua madre che è assolutamente insopportabile. Mai vista una strega simile. Oh, scusa, forse non avrei dovuto, visto che si tratta di tua zia. Amico mio, mi piace sentire parlare male dei parenti. È l'unica cosa che mi rende sopportabile. E poi i parenti non sono altro che un branco di gente noiosa che non ha la più pallida idea di come si debba vivere, né il minimo istinto per capire il momento giusto per voi. Questa è un'altra delle tue sciocchezze. Non è una sciocchezza, è vero. Vabbè, adesso non voglio parlare di questo. Piuttosto dimmi, può essere che Gwendolyn fra 30 anni possa diventare come sua madre? Tutte le donne diventano come la loro madre, e questa è la tragedia delle donne. Nessun uomo lo diventa, e questa è la tragedia degli uomini. E ti pareva che mi dava qualche speranza? A proposito, hai detto a Gwendolyn tutta la verità sul tuo essere Jack in campagna e Ernest in città? Non sempre la verità si può dire ad una donna, ma entro la fine della settimana Ernest dovrò eliminarlo in qualche modo. Lo farò morire di un colpo apoplettico a Parigi. Sì, c'è tanta gente che muore di un colpo all'improvviso. Sarebbe molto meglio una bella influenza. Io non ho ancora capito se tu sei scemo o fai lo scemo. Vabbè, se proprio può farti piacere, vorrà dire che lo farò morire di una bella... Vabbè, mi verrà in mente quando sei qui. Certo, ma mi posso di capire che la signorina Cardew fosse molto interessata a conoscere questo tuo fratello. Non ne soffrirà per la sua morte? Ah, fortunatamente non c'è problema per questo. Cecil non è una sciocca ragazza romantica, grazie a Dio. Mi piacerebbe tanto conoscere questa Cecil. Scordalo, è eccezionalmente carina e ha solo 25 anni. E tu hai detto a Gwendolyn che hai una pupilla eccezionalmente carina che ha solo 25 anni. Sono cose che uno si precipita a dire in giro. Ma sono convinto che Gwendolyn e Cecil diventeranno senz'altro ottime amiche. Anzi, scommetto quello che vuoi che dopo neanche mezz'ora di chiacchierata si chiameranno sorellina cara. Tutte le donne finiscono per chiamarsi così dopo essersi chiamate con un sacco di altri modi. Bene, se vogliamo un buon tavolo da Willis ci conviene prepararci. Hai visto? Algernon! Gwendolyn, mano del cielo! Voltati dall'altra parte. Devo dire qualcosa di molto riservato al signor Borfi. Temo di non poterti accontentare. Non alludere alla moralità, visto che sei il primo immorale di tutta l'Inghilterra. Gwendolyn, tesoro. Ernest, credo che siamo destinati a non sposarci. Dall'espressione sulla faccia di mia madre, penso proprio che sarà così. Pochi genitori ascoltano i sentimenti dei loro figli. Non c'è rispetto per la gioventù. Comunque sappi che chiunque mi faranno sposare, nulla potrà cambiare il mio amore per te. Ma in fondo dovrò trovare soltanto un padre o una madre? Che cosa vuoi che sia? Non ironizzare!
puoi immaginare quali sgradevoli commenti. Ha fatto sì che io mi innamorassi di te ancora di più. Ma... il tuo indirizzo in città lo conosco. Qual è il tuo indirizzo in campagna? Ti scriverò tutti i giorni della mia vita. Menon. Menon House, Fulton nel Forshire. 8 verticali. Le poste funzionano bene, spero. Quanto altro tempo ti tieni in città? Fino a lunedì. Algernon, adesso puoi voltarti. Grazie, l'avevo già fatto. Si è fatto tardi. Devo andare. Posso accompagnarti, mio tesoro? Certo. Algie? Domani partirò per un altro episodio del bumburismo e non sarò di ritorno prima di lunedì pomeriggio. Sì, signore. E, mettimi in valigia tutto lo corrente del bumburismo, la giacca da camera e gli abiti da sera. Allora deve stare davvero molto male, signor Bumbure. Ma di che cosa ti impicci tu? Spero soltanto che domani sia una bella giornata, Magdalene. Non lo è mai, signore. Io non ho ancora capito se tu sei pessimista o voti solo iela. Sono realista, signore. Maddalene! Arrivo, arrivo! Detto di avere le mani. Sì, questo lo so, cara Miss Prism.
lei doveva avere un po' di emicrania. Ed era questo che stavo pensando prima e non alla lezione di tedesco. Spero, Cecily, tu non sia una allieva disattenta. Oh, invece temo proprio di sì. È molto strano. Avessi io la fortuna di essere discepolo di Miss Prism, non farei che prendere dalle sue. No. Parlo metaforicamente. Il signor Worthing non è ancora tornato da Londra? Non lo aspettiamo prima di lunedì pomeriggio. Ah, già, a lui di solito piace passare le sue domeniche a Londra, ma è certo di quelli che non pensava ad altro che a divertirsi, come quello scapestrato di suo fratello. Credo che dovrò fare due passi con lei, reverendo. Oh, sì. Dopotutto, un po' di emicrania mi è davvero venuta e una passeggiatina non potrà farmi che bene. Con piacere, Miss Prism. Potremmo arrivare, se volessi fuori. E poi? Tornare indietro. Sarebbe delizioso. Cecily, in mia assenza andrai avanti in economia politica. Anche i problemi monetari possono avere il loro lato poetico. Venga, reverendo. Sigo. Venga, venga. Sigo. Sigo. Al diavolo l'economia politica, al diavolo la geografia e al diavolo il tedesco. Lei deve essere la mia piccola cugina Cecily. Lei sta incorrendo in un curioso errore. Io non sono affatto piccola, anzi credo di essere piuttosto grande per la mia età. E comunque sì, io sono sua cugina Cecily e lei deve essere il fratello dello zio Jack. Ernest, il fratello perverso. Io non sono affatto perverso e lei non lo deve pensare. Se non lo è, vuol dire che ci hai ingannati tutti in modo imperdonabile, fingendo di essere perverso ed essendo buono invece per tutto questo tempo. Beh, un po' cattivo nel mio piccolo non sono stato, ma adesso è molto più piacevole stare qui con lei. Come mai però sia qui proprio non lo capisco. Lo zio Jack non sarà di ritorno prima di lunedì pomeriggio. Oh, questa è una vera sfortuna. Purtroppo lunedì mattina dovrò partire con il primo treno. Ho un importante impegno da fare a cui tengo molto a perdere. E deve proprio perderlo a Londra? Sì, purtroppo è lì che l'ho fissato. Penso che farebbe bene ad aspettare l'arrivo dello zio Jack. So che desidera parlare della sua emigrazione. Della mia cosa? Della sua emigrazione. È andato in città per comprare l'equipaggiamento. Oh, non intendo assolutamente che Jack si occupi del mio equipaggiamento. Non ha affatto gusto per le cravatte. Non credo che le occorreranno le cravatte. Lo zio Jack vuole mandarla in Australia. In Australia? Preferisco la morte. In realtà le avrebbe dato altre possibilità. Lo ha detto proprio mercoledì sera a cena. Dovrà scegliere tra questo mondo, l'altro mondo o l'Australia. Questo mondo mi va molto bene, cara cugina Cecily. Ma lei va bene a questo mondo? Temo proprio di no. Sono un po' affamato. Oh, che sbadata! Avrei dovuto ricordarmi che quando qualcuno cambia così radicalmente la propria vita ha bisogno di pasti nutrienti e regolari. Vogliamo andare in casa? Certo, ma posso prima prendere un fiore da mettere all'occhiello? Senza fiore all'occhiello non ho nessun appetito. Una gardenia? Preferirei una rosa. E perché? Perché le somiglia, cara cugina Cecily. Non credo che lei debba parlarmi in questo modo. Miss Prism non mi dice mai niente del genere. Beh, allora vuol dire che Miss Prism è una vecchia zitella miope. Lei è la più bella ragazza che abbia mai incontrato. Miss Prism dice che la bellezza è una trappola. Una trappola a cui non è un uomo che non si lascerebbe piacevolmente intrappolare. Sì, ma non so se un uomo mi piacerebbe solo per via della bellezza. Dopo un po' non saprei che cosa dirgli. Vogliamo andare? Volentieri. Mi dice che così mi scrive. Sì, lei è davvero un uomo troppo solo. Io posso capire un misantropo, ma un donnantropo. Sa, i precetti originari della Chiesa erano contrari al matrimonio. Signor Wolfing, questa è davvero una sorpresa. Non l'aspettavamo prima di venire pomeriggio. Sono tornato prima del previsto, reverendo, lei come sta? Bene. Oso sperare che quell'aspetto da funerale
non significhi qualcosa di tragico? Mio fratello! Altri debiti? Altre vergognose stravaganze! Sempre dedito ai suoi vizi? Morto! Morto? Suo fratello Ernest? Morto! Morto proprio, mortissimo! Spero che la lezione gli sia almeno servita. Signor Worthy, le porgo le mie più sentite condoglianze. Le rimane, se non altro, la consolazione di essere stato il più tollerante e generoso dei fratelli. Povero Ernest! Ha avuto senz'altro le sue colpe, ma è stato un duro! Un durissimo colpo! Duro! Duro. Molto duro! Molto duro, davvero! Era con lui nel momento del trapasso? No! No, no, ma è morto all'estero, sì, a Parigi. Sì, ho ricevuto ieri sera una comunicazione dal Grand Hotel. E diceva il motivo del decesso? Un forte raffreddore, pare. Chi semina vento, raccoglie tempesta. Oh, carità, Miss Prisma, carità. Nessuno di noi è perfetto. I funerali avranno luogo qui? No, no, no. Pare che mio fratello abbia espresso il desiderio di essere seppellito a Parigi. A Parigi? Peccato, peccato. Avevo un sermone che andava bene per l'occasione. L'ho usato in funerali, matrimoni, battesimi. Oh, a proposito di battesimi. Reverendo, immagino che lei sia bravissimo a battezzare, no? Voglio dire, lei battezza di continuo. C'è qualche neonato che le interessa particolarmente? No, 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 no. A me piacciono molto i bambini, ma no. Il fatto è che vorrei farmi battezzare io, sempre che per lei vada bene. Oh, signor Worthy, ma lei sarà stato sicuramente già battezzato. Ah, ma io questo non me lo ricordo. Ha dei dubbi in proposito? Beh, in effetti sono propenso a nutrire fortissimi dubbi in merito. Però, se per lei io... sono troppo vecchio. Ma no, no, non si è mai vecchi per certe cose. Bene, allora diciamo che potrei fare un salto in chiesa da lei per le 17, sempre che da lei vada bene. Perfetto. Bene. Ma ora non vorrei trattenermi oltre in questa casa di dolore. Oh, già. Ricordi, signor Worthing, quelle che a noi sembrano dure prove sono spesso benedizioni mascherate. Zio Jack, come sono contenta di vederti. Ma che vestito orrendo ti sei messo, va subito a cambiarti. Cecily, ragazza mia. Zio Jack, ma cosa è successo? Hai una faccia che sembra uscita da un funerale. E invece io ho una bellissima sorpresa per te. Indovina chi c'è in sala da pranzo? Tuo fratello! Chi? Tuo fratello Ernest, che è arrivato mezz'ora fa. Che sciocchezza, io non ho fratelli! Zio Jack, non dire così. Per quanto male possa essersi comportato con te, è sempre tuo fratello. Non puoi essere così spietato da rinnegarlo. Vado a dirgli di venire qui. E tu gli stringerai la mano, non è vero, zio Jack? Sì, sì. Mio fratello in sala da pranzo, ma mi sembra tutto così assurdo! Oh, Lazzaro è risuscitato! Questa è una lieta novella! Caro fratello Jack, ho lasciato la città e sono venuto sin qui per dirti che sono veramente desolato per tutti i pensieri che ti ho dato e che per il futuro intendo cambiare vita. Sì, o Jack, non rifiuterei di stringergli la mano, spero. Ma niente al mondo potrà mai farmi cambiare idea. La sua presenza qui è una vergogna e lui sa perfettamente perché. Sì, o Jack, non essere cattivo. Ernest mi ha detto tutto del suo povero amico Bunbury e delle sue terribili condizioni di salute. Come puoi essere così spietato con un uomo così premuroso con un ammalato? Ah, ti ha parlato di Bunbury, eh? Sì. Beh, io non permetto che ti parli di Bunbury né di nient'altro. Ce n'è abbastanza per far diventare matto chiunque. Certo, le colpe sono tutte dalla mia parte, ma la freddezza di mio fratello Jack mi dà molto dolore. Mi aspettavo un'accoglienza un po' più entusiastica, tenendo conto soprattutto che è la prima volta che vengo qui. Zio Jack, se non stringi la mano ad Ernest, io non ti perdonerò mai più! Va bene, ma questa è l'ultima volta in vita mia!
Quanto è gratificante essere testimoni di una così bella riconciliazione. Ma ora forse dovremmo lasciare un po' da soli i due fratelli. Chissà quante cose hanno da dirsi. Ha ragione, reverendo. Sei Sili, tu vieni con noi, su. Certo, Miss Pris, il mio compito di riconciliazione è terminato. Brava. Oggi hai davvero compiuto un'opera buona. Venga, reverendo. Sivo. Venga, venga. Sivo. Credo che questa volta tu abbia fatta veramente grossa. Ah, in fin dei conti sto qui solo una settimana. Ah, non credo proprio. Adesso faccio arrivare una carrozza e sparisci. Non posso andare via. Cecily è veramente adorabile. Voglio stare un po' con lei. Scordami. E poi non permetto che parli così della signorina Cartier. Non mi piace. A me non piace come sei vestito. Guardati. Sei ridicolo. Perché non vai a cambiarti? È assolutamente orribile. Da parte tua stare in tutto stretto con una persona che è venuta a stare con te, ospite tuo, nella tua casa per una settimana intera. Oh, di certo tu non resterai qui con me per una settimana intera. Non posso andare via finché sei lutto. Sarebbe scortese da parte mia. Se io fossi lutto tu staresti con me, immagino. Altrimenti mi sembrerebbe maleducato se tu te ne andassi. E va bene. Se mi cambio, te ne vai? Sì, se non ci metti troppo. Il tuo comportamento è indescrivibile. Comunque tu adesso prenderai il treno delle 4 e 5 e sparisci. E spero che tu possa fare un buon viaggio. Questa volta il tuo bomburismo, come diavolo lo chiami tu, non ti è stato di grande aiuto. E invece è stato un gran successo, direi. Mi sono innamorato di Cecily, ti pare poco? Però prima di partire devo rivedere da fissare con lei un altro episodio di bomburismo. Oh, ecco la chiavina. Sono tornata solo per innaffiare le rose. Credevo che tu fossi con lo zio Jack. No, è andato a chiamare un calesse per te. Perché? Ti porta a fare una passeggiata? No, vuole mandarmi via. Oh. Allora dobbiamo lasciarci. Già, sarà molto doloroso. È sempre doloroso lasciare persone appena conosciute. Sì, sì. Spero che tu non ti offenda se ti dico che per me sei la perfezione fatta a persona. Certo che non mi offendo. Anzi, se permetti, lo scrivo nel mio diario. Hai un diario? Non so cosa darei per poterlo leggere. Posso? No. Vedi, sono soltanto piccoli appunti di pensieri e impressioni di una ragazzina. Cecily, dal primo momento che ti ho visto mi sono innamorato di te appassionatamente, devotamente, disperatamente. Disperatamente mi sembra un controsenso. Il Caleste ti sta aspettando. Ah, digli di tornare la settimana prossima. Non credo che lo zio Jack sarebbe molto contento se ti sapesse qui fino alla settimana prossima. Non mi interessa niente di quello che dice Jack. Cecily, io ti amo. Mi sposerai. Oh, ma certo, tesoro. Ma se sono 3 mesi che siamo fidanzati. 3 mesi? Sì. Giovedì prossimo saranno 3 mesi esatti. Come abbiamo fatto a fidanzarci? Beh, fin dalla prima volta che lo zio Jack mi ha confessato di avere un fratello minore molto cattivo, tu sei diventato il principale argomento di discussione tra me e Miss Prism. E naturalmente, più un uomo è chiacchierato, più diventa interessante. Ammetto che è stata una follia, ma anch'io mi sono innamorata di te, Ernest. E quando ci siamo fidanzati, precisamente? Il 14 febbraio ultimo scorso. Esasperata dalla tua ignoranza della mia esistenza, proprio qui dove siamo adesso ti ho accettato come mio fidanzato. Sì. Il giorno dopo ho comprato per conto tuo questo anellino. E questo è il braccialetto del vero amore che ti ho promesso di portare per tutta la vita. Questo te l'ho regalato io? Sì. È molto bello, vero? Sì. E non mi sei di molto gusto, Sì. E questa? Cos'ha? La scatola dove conservo tutte le tue lettere. Le mie lettere? Ma io non ti ho spedito nessuna lettera. Come se non lo sapessi da sola che ho dovuto scrivermele io. Mi sono scritta 3 volte alla settimana e qualche volta anche di più. Posso leggerle? No, ti daresti troppe aria. Le 3 che hai scritto dopo la rottura del nostro fidanzamento sono così belle, così piene di errori di ortografia che non riesco a leggerle senza piangere un pochino. Come? Hai rotto il nostro fidanzamento? Sì, il 22 dello scorso marzo. Se vuoi te lo faccio vedere nel mio diario. Oggi ho rotto il fidanzamento con Ernest. Penso che sia meglio così. Il tempo comunque continua ad essere bello. Come, Cecily, hai rotto il nostro fidanzamento? Io non avevo fatto nulla. Mi offende sapere che hai rotto il nostro fidanzamento, soprattutto quando il tempo continuava ad essere bello. Ma non sarebbe stato un fidanzamento serio se non fosse stato rotto almeno una volta. Ah. E poi, entro la fine della settimana, ti avevo già perdonato.
Cecily, tu sei un angelo. Oh, il mio romantico Hermes. Non lo romperai più il nostro fidanzamento, vero? Non credo che potrei adesso che ti ho conosciuto di persona. E poi, naturalmente, c'è la questione del tuo nome. Già, il mio nome, sì. Non devi ridere di me, tesoro, ma è sempre stato un mio sogno infantile amare qualcuno che si chiama Hermes. C'è qualcosa nel nome Ernest che ispira assoluta fiducia. Provo compassione per tutte quelle povere donne sposate ad un marito il cui nome non sia Ernest. Cosa vuoi dire? Che se il mio nome fosse un altro tu non mi ameresti? Per esempio? Per esempio... Algernon! Algernon? Ma a me non piace Algernon. Ma è un bel nome, anzi è un nome piuttosto aristocratico. Dunque se io mi chiamassi Algi tu non mi ameresti? Potrei rispettarti, Ernest. Potrei ammirare la tua sensibilità, ma credo che non sarei mai in grado di amarti. Immagino che il vostro reverendo sia pratico di funzioni ecclesiastiche. Sì, il reverendo Jekyll è un uomo di grande cultura. Ebbene, allora devo andare da lui per un importante battesimo. Qui per un importante appuntamento d'affari. Sarò di ritorno tra mezz'ora. Considerato che siamo fidanzati dal 14 febbraio e che ti ho conosciuto oggi per la prima volta, mi pare molto brutto che tu mi lasci per un periodo di niente meno mezz'ora. Non si potrebbe fare per... Sarò di ritorno in un batter d'occhio. È permesso? La domestica mi ha detto che avrei potuto trovare qui il signor Wolfing. Permetta che io mi presenti. Sono Cecily Cardew. Cecily Cardew? Un nome molto dolce. Qualcosa mi dice che diventeremo grandi amiche. La trovo gradevole molto più di quanto possa esprimere. La mia prima impressione di una persona non è mai sbagliata. Sono felice che mi trovi gradevole dopo una così breve conoscenza. Posso chiamarla Cecily e darle del tu? Con piacere. E tu mi chiamerai Gwendolyn, vero? Se non ti dispiace. Allora questo è a posto, vero? Lo spero. Forse questo è il momento giusto per dirti chi sono io. Mio padre è Lord Bracknell. Mai sentito nominare, papino, immagino? No, non mi pare. Al di fuori del ristretto ambito familiare, papino, infatti, sono lieta di poterlo dire, è del tutto sconosciuto. E penso sia meglio che sia così. Ma lasciamo perdere i miei genitori. E invece dimmi, sei qui di passaggio, suppongo? No, io abito qui. Allora abita qui tua madre o qualche altra tua parente d'età avanzata? Io non ho madre né altri parenti. Davvero? L'arduo compito di prendersi cura di me spetta al mio tutore con l'assistenza di Miss Prism. Il tuo tutore? Sì. Io sono la pupilla del signor Wolfing. Strano che non mi abbia mai detto di avere una pupilla. Molto misterioso da parte sua. Lo trovo di ora in ora sempre più interessante. Mia cara Cecily, tu mi sei molto simpatica. Mi sei piaciuta subito appena ci siamo conosciute. Ma ora che so che tu sei la pupilla del signor Wolfing, non posso fare a meno di dire che preferirei tu fossi un pochino più vecchia di quel che probabilmente sei. E di aspetto un po' meno seducente. In effetti, se non posso parlare con il cuore in mano. Oh sì, ti prego, Gwendolyn. Io credo che sempre, quando si sta per dire qualcosa di sgradevole, si debba parlare con il cuore in mano. Bene, per parlare dunque con il cuore in mano, Cecily, preferirei che tu avessi 42 anni e che fossi particolarmente brutta per la tua età. Ernest è un uomo di forte ed integerrimo carattere, nell'esempio della più alta moralità. Ma si sa, anche gli uomini di eccelsa nobiltà d'animo possono diventare sensibili di fronte alle qualità fisiche altrui. Chiedo scusa, Gwendolyn. Hai detto Ernest? Sì. Ma il mio tutore non è Ernest Wolfing, è suo fratello maggiore. Ernest non mi ha mai detto di avere un fratello. Beh sì, devo ammettere che per lungo tempo non sono stati in buoni rapporti. Ah, questo spiega tutto. E adesso che ci penso, credo di non aver mai sentito un uomo parlare bene del proprio fratello. Cecily, cara, mi sono liberata di un gran peso. Stavo quasi preoccupandomi. Sarebbe stato terribile se una qualche nuvola fosse giunta a turbare la nostra amicizia, non è così? Naturalmente tu sei proprio sicura che il signor Ernest Wolfing non sia il tuo tutore? Oh, sicurissima. Anzi, stiamo per sposarci. Pardon?
Gwendolyn, carissima, non c'è ragione che io debba tenerlo nascosto proprio a te. Il giornalino locale ne darà l'annuncio la settimana prossima. Il signor Ernest Worthing e io siamo fidanzati e ci sposeremo presto. Ma, cara Cecily, ci deve essere un piccolo errore. Il signor Ernest Worthing è fidanzato con me. La notizia uscirà sul Morning Post di sabato prossimo al più tardi. Credo che tu sia vittima di qualche malinteso, Gwendolyn. Ernest ha chiesto la mia mano esattamente 10 minuti fa. Molto strano, perché a me ha chiesto di diventare sua moglie ieri pomeriggio alle 17:30. Se lo vuoi verificare, non fare complimenti. Non viaggio mai senza il mio diario. Mi dispiace se si ricordo, ti darei questa delusione, ma temo di avere un diritto di precedenza. Ma cara Gwendolyn, io credo che Ernest, dopo aver chiesto la tua mano, deve aver cambiato idea. Se quel povero uomo è stato invischiato in qualche assurdo impegno, io lo salverò, senza ombra di dubbio. Qualunque trappola possa essere finito, non glielo rinfaccerò mai quando saremo marito e moglie. Signorina Cardew, allude a me con la parola trappola? Lei è alquanto presuntuosa. Signorina Fairfax, qui non è il caso di indossare la maschera delle vostre buone maniere. Quando vedo una zappa, la chiamo zappa. Sono fiera di poter dire di non aver mai visto una zappa. È evidente che le nostre sfere sociali sono molto distanti tra loro. Ci sono molte passeggiate interessanti in questi paraggi, signorina Cardew. Oh sì, moltissime. Dalla cima di una collina si vedono 5 paesi. Gradisce una tazza di tè? Grazie. Donna detestabile, ma ho bisogno di una tazza di tè. Zucchero? No, grazie. Lo zucchero non è più di moda. Ha riempito la mia tazza di zucchero! Lei corre il rischio di varcare ogni limite! Pur di salvare il mio Ernest dalle macchinazioni di qualsiasi altra donna, non ci sono limiti che non sarò in grado di varcare! Dal primo momento in cui l'ho vista, io ho dubitato di lei! E la mia prima impressione di una persona è sempre esatta! Ho il timore, signorina Fairfax, di stare abusando del suo preziosissimo tempo! Senz'altro avrà molte altre visite da poter fare nei paraggi! Ernest! Gwendolyn, tesoro, ma che ci fai qui? Un momento, posso chiederti se per caso ti sei fidanzato con questa signorina? Con la piccola Cecily? Ma no, naturalmente. Ma come può esserti venuta un'idea simile in quella testolina, eh? Grazie, adesso puoi. Sapevo che doveva esserci un equivoco. Il signore che la sta abbracciando è il mio tutore, il signor Jack Worthing. Chiedo scusa. Sì, è Jack. Jack! Tesoro! Un momento. Quella signorina è per caso la tua fidanzata? Signorina? Quale signorina? Dio del cielo, Gwendolyn! Ma certo che no! Ma cosa ti frulla in quella testolina? Grazie. Adesso puoi. Ho intuito che doveva esserci un piccolo equivoco. Signorina Cardew, il signore che la sta abbracciando è mio cugino Algernon Moncrief. Ah. Algernon Moncrief? Tu ti chiami Algernon? Ebbene sì, non lo posso negare. Il tuo nome è davvero Jack? Beh, potrei negarlo se volessi, potrei negare tutto quello che voglio, ma... Il mio nome è fuori ogni dubbio Jack. Sono anni ormai, da quando sono nato che mi chiamo Jack. È evidente, Gwendolyn, che siamo vittime di qualche grossolano inganno. Mia cara Cecily. Mia dolce Gwendolyn. Mi chiamerai sorella, vero? Sì, certamente. Adesso però c'è una sola domanda che vorrei porre al mio tutore. Buona idea. Signor Worthing, tutte e due siamo fidanzate con suo fratello Ernest. Dov'è suo fratello Ernest? Gwendolyn, Cecily, è molto doloroso per me essere costretto a dire la verità. È la prima volta in vita mia che mi vedo ridotto a questa dolorosa situazione, per cui non sono molto pratico. Ma vi dirò in tutta franchezza che io non ho mai avuto un fratello di nome Jack. Non ho fratelli in assoluto, e anzi dirò di più, non ho nessuna intenzione di averne uno in futuro. Neanche un fratello? No, neanche uno. Nessun fratello di nessun genere? No, nessun fratello di nessun genere. Temo sia chiaro, Cecily, che nessuna di noi è fidanzata con nessuno. Non è bello per una donna trovarsi in una situazione del genere. Non è così. Andiamo via. Immagino che questa diabolica situazione sia quello che tu chiami un caso di populismo.
caso assolutamente meraviglioso, e comunque non hai nessun diritto di fare del bomburismo qui. È assurdo, chiunque è libero di fare del bomburismo dove gli pare piace, altrimenti non si è seri bomburisti. L'unica cosa seria che vedo in questa situazione è che il tuo amico è saltato in aria. Se per questo anche tuo fratello, caro Jack, non ha una bella cera, adesso non ti sarà più tanto facile sparire per volta con la frequenza a cui eri tanto abituato. Per non parlare del tuo comportamento con la signorina Cardio, devo dire che il tuo ingannare una semplice e delicata fanciulla è a dir poco imperdonabile, senza considerare il fatto che si tratta della mia pupilla! Io non vedo possibili giustificazioni da parte tua ai danni di una giovane donna, brillante, intelligente e ricca come la signorina Fairfax, tenendo conto che soprattutto che si tratti di mia cugina. Io volevo soltanto fidanzarmi con Gwendolyn, tutto qua, io l'amo! E io volevo fidanzarmi con Cedric, la dopo. Oh, non c'è nessuna possibilità che tu possa sposare la signorina Cardio. Non mi sembra verosimile che tu e la signorina Fairfax possiate convolare. Alger, non mi fa il piacere di andartene. Non posso andare via, non ho ancora cenato, nessuno lo fa. E poi ho un importante appuntamento con il reverendo Chesbol alle 6:15 per farmi battezzare con il nome di Ernest. Amico mio, prima la smetti con queste sciocchezze, meglio per tutti. Ho combinato io questa mattina con il reverendo Chesbol di farmi battezzare alle 5:30 e naturalmente prenderò il nome di Ernest. Proprio come desidera Gwendolyn. E poi io ho tutto il diritto di farmi battezzare se ne ho voglia. Tu sei stato già battezzato. Già, ma sono anni che non mi battezzo più. Sì, ma sei stato già battezzato, è questo che conta. Appunto, il mio fisico legge. Tu invece, se non sei sicuro di essere già stato battezzato, potrebbe farti male e provarci adesso. Potrebbe essere pericoloso. Alger, non ti ho già detto di andartene. Ma insomma, mi spieghi perché non te ne vai? Perché non ho ancora preso il tè. E poi vorrei anche un biscotto. Signorina Fairfax? Le loro spiegazioni mi sembrano molto soddisfacenti, soprattutto quella del signor Worthing. Io sono soddisfatta di quello che ha detto il signor Moncrief. Pensi che dovremmo perdonarli? Sì. Voglio dire no. C'è un ultimo dettaglio. Il vostro nome rimane un ostacolo insuperabile! Ecco! Il nostro nome, tutto qui! Ma noi questo pomeriggio ci facciamo battezzare! Per amor mio, saresti disposto ad una prova così spaventosa? Ma certo! E tu, per amor mio, saresti disposto a tanto? Indubbiamente! Oh, amore! Che sei solo! Gwendolyn! Che significa tutto questo? Semplicemente che io e il signor Worthing ci sposiamo! Vieni qui! Vieni qui, immediatamente. Esci. Esci subito. Ha preso
reso signore dell'improvvisa fuga di mia figlia dalla sua governante, l'ho subito inseguita con un treno merci. Certo, ora capirà che ogni rapporto tra lei e mia figlia debba cessare immediatamente. Su questo non transigo. Ma io sono fidanzato con Gwendolyn, Lady Bracknell. Lei non è niente di tutto questo, signore! E per quanto riguarda Algernon, Algernon! Algernon! Ah, zia Augusta! Potrei sapere se è in questa casa che vi abita quel tuo amico infermo, il signor Bumburi? Bumburi, ah, sì. No, zia, Bumburi non abita qui. Anzi, Bumburi è morto. Morto? E quando sarebbe morto? La sua morte deve essere stata molto improvvisa. E Bumburi è stato fatto esplodere. È stato vittima di un attentato? No, ecco, i medici hanno capito che Bumburi non poteva vivere, così Bumburi è morto. Beh, sono contenta che finalmente si sia deciso a decidere di vivere o morire. Bene, ora che finalmente ci siamo liberati di questo signor Bumburi, potrei sapere, signor Murphy, chi era quella giovane donna la cui mano stringeva quella di mio nipote in un atteggiamento di cui non vedo alcuna necessità? La giovane donna è la mia cugina, la signorina Cecil Cardio. Sì, zio Augusta, io e Cecily siamo fidanzati. Chiedo scusa? Io e Algernon siamo fidanzati, Lady Bracknell. Ma questa zona deve essere particolarmente eccitante per via dei fidanzamenti che vi si concludono. Signor Worthing, potrei sapere se la signorina Cardew è imparentata con qualche altra stazione ferroviaria? È solo per mia informazione. Fino a ieri non avevo la minima idea che ci fossero delle famiglie o persone che traggono origine da un capolinea. La signorina Cardio è nipote del defunto signor Thomas Cardio, residente al numero 149 di Belgrade Square. Ah, questo numero non mi è nuovo. Ma che prova posso avere che sia vero? Beh, sarà lieta di sapere allora che io conservo i certificati di battesimo della signorina Cardio, quelli di nascita, tosse asinina, anagrafe, battesimo e borbillo. Quante esperienze negative, ma vedo, ma io non sono interessata alle esperienze premature. Bene, è l'ora della partenza, non ho più nulla da fare qui. Ah, a proposito, stando le buone maniere, avrei dovuto chiederle, signor Woffin, se la signorina Cardew ha una sua piccola sostanza. Ho più o meno 130.000 sterline in buoni del tesoro. Lieto di averla rivista, Lady Bracknell, buongiorno. 130.000 sterline in buoni del tesoro? Un momento, signor Woffin. Ma la signorina Cardew è veramente deliziosa, ora che la guardo bene. Non sono molte al giorno d'oggi fanciulle che possono vantare solide qualità, di quelle qualità durature di cui migliorano per giunta col tempo. Vieni qui, bambina cara. Oh, quanto è bellina questo vestitino semplice, un po' triste. I capelli poi sono pressoché come la natura li ha fatti, ma questo si può porre meglio. Sì, può porre meglio. Non è vero, anche no? Certo. Bene. Fatti guardare un po', sì, almeno la zia ha modo di ammirare. Sì, ecco, girati un po'. Oh, no, voglio vederti profilo, ecco, sì, proprio come sospettavo, ci sono ottime qualità che tu possa fare una buona scalata sociale, non è vero, Algernon? Zia Augusta, Cecily è la ragazza più bella che io abbia mai incontrato e per quanto riguarda la sua scalata sociale non mi importa assolutamente nulla. Mai parlare male con disprezzo della buona società, lo fanno solo quelle che non riescono ad entrarmi. Bambina cara, sai che Algernon può contare solo sui suoi debiti.
Io sono contrario ai matrimoni mercenari. Quando ho sposato Lord Bracknell non avevo un soldo. Ma mai, neppure più un istante, ho pensato che questo dovesse costituire uno stato. Bene, suppongo che dovrei dare il mio consenso. Grazie, le ringrazio. Mi puoi dare un bacio, carina? Però un momento, torni davanti, mi puoi chiamare zia Augusta. Allora grazie, zia Augusta. Penso che il matrimonio sia meglio celebrarlo subito. Grazie, zia Augusta. Sì, sì, sono contraria ai fidanzamenti troppo lunghi, danno la possibilità di conoscere il carattere l'uno dell'altro prima del matrimonio, cosa che non è mai consigliabile. Chiedo scusa se interrompo, Lady Bracknell, ma di questo fidanzamento non è neanche il caso di parlarne. Ecco, io sono il tutore della signorina Cardio e, sinché la signorina Cardio resterà sotto la mia tutela, non può sposarsi senza il mio consenso. Il quale consenso? Io mi rifiuto di dare. E in base a quali ragioni, signor Warfield? Algernon è un buon partito. Che cosa si può desiderare di più? Ecco, io non approvo il suo modo di comportarsi. Temo che non ci si possa fidare di lui. Non ci si può fidare di mio nipote Algernon? È impossibile! Ha studiato a Oxford! Questo pomeriggio, durante la mia temporanea assenza, si è introdotto in questa casa con l'inganno, fingendosi mio fratello. Proseguendo nell'inganno, è riuscito ad accattivarsi la signorina Cardio, ma la cosa che rende il suo comportamento ancora più cinico è che lui sapeva perfettamente che io non ho nessun fratello! Ma, signor Worthing, dopo attenta valutazione, ho deciso di perdonare il comportamento di mio nipote Agno dei suoi riparti. Ma troppo gentile da parte sua. Ma la mia decisione rimane irremovibile. Non do il mio consenso. Vieni qui, bambina cara. Quanti anni hai? 25. Oh, ma allora sei già maggiorenne e di conseguenza non c'è alcuna necessità che di chiedere il permesso al tuo tutore. Chiedo scusa se interrompo nuovamente, Lady Bracknell, ma la signorina Cardio entrerà in possesso del suo patrimonio soltanto il raggiungimento dei 35 anni, salvo consenso del suo tutore. Non c'è ragione alcuna che la nostra cara Cecily non sarà a quell'età ancora più deliziosa di adesso. L'incremento patrimoniale sarà la prova più lampante. Algy, potresti aspettarmi fino a quando avrò 35 anni. Certo che potrei, cara. Sì, ma io non potrei aspettare tutto questo tempo. Odio aspettare chiunque anche per soli 10 minuti. Cosa possiamo fare allora? Non lo so. Caro signor Worf, visto che la signorina Cardio ha esplicitamente detto che non può aspettare fino a quell'età, la pregherei di rivedere la sua decisione. Ma la mia decisione è tutta nelle sue mani, Lady Bracknell. Nel momento stesso in cui lei acconsentirà al mio matrimonio con Gwendolyn, io farò lo stesso con la piccola Cecily. Questa è una proposta inaccettabile! Lei è figlio di una valigia! Non è la stessa cosa! E allora dovremmo prepararci tutti quanti ad un entusiasmante celibato! Oh, non è questo che ho in mente il futuro di mia figlia! Per quanto riguarda Algernon, può fare quello che vuole. Gwendolyn! Gwendolyn! Abbiamo perso 4-5 treni. Non sarebbe opportuno perderne degli altri. Questo è fatto, quest'altro è fatto. È fatto. È tutto pronto per i battesimi! I battesimi, padre? Non le sembra un po' prematuro? Entrambi i signori mi hanno mostrato l'intenzione di essere immediatamente battezzati. Alla loro età? Ma è un'idea grottesca e oltretutto antireligiosa. Algernon, ti proibisco di battezzarti! Devo dedurre che non ci sarà nessun battesimo. Non credo che al punto in cui siamo, reverendo, la cosa possa essere di alcuna utilità per nessuno dei due. La cosa mi addolora moltissimo, soprattutto per le motivazioni per cui volevate battezzarvi. E a questo punto torno in chiesa, visto che Miss Prism mi sta aspettando in canonica. Miss Prism? Ha detto Miss Prism?
Sì, Lady Bracknell, sto giusto andando da Miss Prism. Un momento, reverendo, questa Miss Prism è una signorina dall'aspetto piuttosto vistoso e vagamente collegata alla funzione educativa. È la più colta delle donne che io abbia mai conosciuto. È il ritratto stesso della rispettabilità. Evidentemente si tratta della stessa persona. Mi permetto di intrattenerla, reverendo. Posso sapere quale ruolo svolge nel suo ménage? Io sono celibe. Lady Bracknell, Miss Prism è da 3 anni l'insostituibile governante e istitutrice della signorina Cardew. Evidentemente si tratta della stessa persona. Bene, vorrei vederla subito. Mandatela a chiamare. Oh. Giusto lei? Sta arrivando! Oh, reverendo, io mi aspettavo in canonica. Prism! Prism! Dov'è? Dov'è il bambino? 38 anni or sono, lei usciva dalla casa di Lord Bracknell al numero 14 di May Street con una carrozzina, con un infante di sesso maschile. E non ha fatto più ritorno. Dopo qualche settimana, grazie alle accurate indagini della polizia, la carrozzina fu ritrovata a mezzanotte, sola, abbandonata, in un remoto angolo. Conteneva il manoscritto di un romanzo, ma il bambino non c'era più. Pris, dov'è? Dov'è quel bambino? Lady Black, devo ammettere con mia vergogna che non lo so, vorrei saperlo anch'io. I fatti andarono così. La mattina del giorno che l'ho ricordata, io mi ero preparata come al solito per portare a passeggio il bambino nel suo carrozzino. Avevo con me una borsa, non lunghissima, ma abbastanza capace, dove era mia intenzione di porre il manoscritto di un'opera di narrativa scritta da me durante le poche ore libere. In un momento di distrazione posi il manoscritto nel carrozzino e il bambino nella borsa. E dove ha depositato questa borsa? Non me lo chieda, signor Muffing. No, io insisto per sapere dove ha depositato quella maledettissima borsa. L'ho lasciata nel deposito bagagli di una delle principali stazioni ferroviarie di Londra. E questa stazione sarebbe? Vittoria, linea per Cosa sta succedendo? Ma che significa tutto questo? Non so bene. È questa la borsa, Miss Prism? La esamini accuratamente prima di rispondere. La felicità di più di una persona dipende dalla sua risposta. Sembra la mia. Sì, quella è la botta subita durante il ribaltamento di un autobus in Gower Street. Quella lì è la macchia sulla fodera. E lì ci sono le mie iniziali, è proprio la mia! Oh, sono felice che così mi venga restituita all'improvviso. Miss Prism! Miss Prism! Quello che le viene restituito è molto di più di una borsa! Quel bambino ero io! Lei? Sì, mamma! Sono nubile! Nubile? Sì? Perfetto, può vedere che questo è un duro colpo, ma... Dopotutto chi può scagliare la prima pietra contro chi ha tanto sofferto? Mamma, io ti perdono! Le Woffi, qui c'è un errore. Ecco colei che potrà dirle davvero chi è. Lady Bracknell, odio apparire indiscreto, ma le dispiacerebbe dirmi io chi sono? Sei il figlio della mia adorata sorella sposata a Bowen. E di conseguenza sei il fratello maggiore di Agen. Il fratello maggiore di Agen? Non è vero che mi piace. Lo sapevo che avevo un fratello, l'ho sempre detto di avere un fratello! Gwendolyn, come hai potuto dubitare che io non avessi un fratello? Miss Prism, quel disgraziato di mio fratello. Reverendo, quel disgraziato di mio fratello. Gwendolyn, quel disgraziato di mio fratello.
Caro Algernon, da ora in poi dovrai trattarmi con molto più rispetto. In tutta la tua vita non ti sei mai comportato da fratello. Oggi credo di aver fatto del mio meglio. Cecily, quel disgraziato di mio fratello. Amore mio! Ma, amore mio, che cosa? Come devo chiamarti ora che sei diventato un altro? Già, dimenticavo questo piccolo dettaglio. Immagino che la tua decisione sul mio nome rimanga ancora irremovibile, no? Io non cambio mai idea, eccetto che negli affetti. E allora la questione è meglio risolverla subito. Lady Bradner, quando quella sera Miss Prism mi abbandonò, io ero stato già battezzato. Tutto ciò che il denaro può procurare, battesimo incluso, è stato sparso su di te dai tuoi affezionati genitori. E quindi sono stato già battezzato, ma che nome mi è stato dato? Sono preparato al peggio? Beh, essendo il figlio primogenito, ti è stato dato il nome di battesimo di tuo padre. Ah, e come si chiamava mio padre? Ecco, non mi viene in mente il nome di tuo padre. E che ne avesse uno, ne sono più che sicuro. Era un eccentrico il generale, lo ammetto, ma solo in età avanzata. Ma il suo nome dovrebbe essere su tutti gli annuari militari. Annuari militari? Certo. Beh, tutti gli annuari militari degli ultimi 40 anni sono qui. Deliziosi volumi che avrebbero dovuto essere oggetto dei miei studi, ma... Va bene. Vediamo. Generali. Generali. M. Moncrief. Prima tenente. Poi capitano. Poi colonnello. E infine generale. Nome di battesimo: Ernest John. Gwendolyn, non ti ho sempre detto che mi chiamavo Ernest? E in effetti mi chiamo Ernest. Ho sempre saputo che non potevi avere altro nome. Oh tesoro, è terribile per un uomo scoprire che per tutta la vita non ha fatto altro che dire la verità. Ti perdono, perché so che cambierai certamente. Letizia! Oh Frederick, finalmente! Oh, tesoro! Nipoti miei, vi state comportando con estrema leggerezza. Al contrario, zia Augusta, è che mi sono reso conto per la prima volta in vita mia dell'essenziale importanza di chiamarsi
vostro applauso con chi ha lavorato dietro le quinte. La nostra costumista Angela Barbara. Le fotografie sono di Rosa Lo Russo. Audio e luci, Claudio Farina e Giuseppe Dentamaro. Grazie a voi.